Pronto? Sindaco? Sì. Buonasera, la disturbo, qui Cruciani, la Zanzara. Eccoci. La Zanzara. Come andiamo? Sì. Come andiamo, sindaco? Come stai, caro? Benissimo, caro, benissimo, benissimo. Non ci conosciamo direttamente, ma abbiamo un amico in comune che è il signor Mercù, signor Andro Mercù. Andro per anni mi faceva il verso a me, a Illi e a Tondo. Era una roba incredibile. Ma faceva anche la sua imitazione, sindaco? Sì, sì, faceva. Arrivano i mostri. Perché non ce lo assume in comune, sindaco? Ed eravamo io, Illi e sì. Tondo. Ma perché non lo assume in comune, dice Parenzo? Sindaco Parenzo, buonasera. Lo assuma in comune, gli dia una consulenzina, un 32.000 euro, 34, così lo io. Sì, quella robettina da niente, dici. Sì, una consulenzina. Per prendersi una visita di garanzia, dici. Una pizza, esatto, bravo. Per farsi attirare un po' l'odio della gente. Sì. Sì, no, volevo dirti che, sì, visto che siete la Zanzara, io sono, sì, sindaco dal primo, sì, dicembre del 96, con una punta d'orgoglio, ancora la fedina penale pulita, la reputo un record nazionale. Meno male, sindaco. Bravo. Meno male, quello sicuramente. A parte sono il fatto... Sono un imprenditore, non sono come quelli, avete capito? Come quelli chi, dice lei? Come quelli chi? Quelli che vivono dal solo della politica. Cioè lei dice potrebbe smettere di fare il sindaco domani mattina, un lavoro ce l'ha, insomma, no? No, un lavoro ce l'ho. Un lavoro grosso. Dichiaro mezzo milione di reddito all'anno, credo. Cioè lei con la politica, ci perde un sacco di soldi. Insomma, dopo c'è anche il divertimento, però. No, dico, ma certo, non c'è dubbio. Però dice, con la politica lei ci perde, no? Del denaro, cioè rispetto a quello che guadagna. Vabbè, sai, quello che uno fa, se uno fa l'imprenditore, sì, ci rimette sempre diverso, e quelli che invece hanno la paghetta perché vanno in aspettativa per 20 anni. In Parlamento c'è gente che da 20 anni in aspettativa. Non c'è dubbio. Senza fare ma, i nomi. Ma lei oggi guadagna o non guadagna? Cioè, da sindaco lo stipendio lo prende o no? Perché dice che guadagna mezzo milione di euro, potrebbe anche non prendere lo stipendio. Vabbè, perché devo rimetterci del tutto? Comunque buttare via i soldi è sempre negativo, da buon friulano ti dico questo. Oh, per esempio Trump, che lei sicuramente, per cui lei ha fatto sicuramente il tifo come me d'altra parte, prende un dollaro di stipendio, stupendo. Sì, ma se avessimo i capitali di Trump è facile. Insomma. Vabbè, lei ha detto che guadagna mezzo milione di euro, non è poco. No, noi la stiamo chiamando per una cosa, perché lei ha fatto questa ordinanza antibivacco che però subito è stata cancellata dal TAR. Non subito, avevamo, quando siamo arrivati, avevamo un problema, che avevamo in Porto Vecchio un bivacco fatto da 30-40 barboni che vivevano là. E abbiamo fatto un'ordinanza che sapevamo che veniva impugnata, che avremmo perso. Nel frattempo ho messo in piedi il regolamento. No, al di là di queste cose amministrative, c'è un signore, un pakistano, che ha fatto ricorso e ha ottenuto pure 1.000 euro di risarcimento. Perché hanno fatto la multa pagato dal governo. Sì, lo so, questo lo so, ma perché io non capisco perché un vigile urbano fa la multa a un pakistano, un barbone. È chiaro che quello non potrà mai pagare, cioè, mi pare evidente. No, ma volevo dire una cosa. Io avevo 30 barboni che vivevano all'ingresso del Porto Vecchio. Sì. Con quella ordinanza non c'erano più. Ho raggiunto l'obiettivo che mi ero prefissato o no? Cioè lei li vuole i barboni a Trieste? Sì, lei ha raggiunto l'obiettivo. Lei li vuole i barboni a Trieste o no? Ma come? No, certo che non li voglio. Cioè a Trieste non ci devono essere barboni, secondo il suo ideale di città. Ma no, io avevo 30 persone che dormivano. Lei ha risolto quel problema. Ma a Trieste città, diciamo a Trieste, lei vuole i barboni? No, mi sembra di capire. Ma perché lei li vuole i barboni? La gente che chiede... Ma scusi un attimo, vanno aiutati. Io abito a Milano, zona semicentrale, sì. Benissimo, lei sa qualcosa allora vivendo a Milano. Vogliamo parlare di Roma, di cosa abbiamo fatto a Roma, allargando a migliaia di campi di Roma, eccetera, eccetera, o non vi rendete conto di quello, di come sta vivendo il paese? No, per cui nella sua voglio essere molto esplicito. Sì. Io voglio un paese dove vengono rispettate le leggi. Lei quando diventa cittadino italiano, io che sono sindaco la faccio diventare cittadino italiano, lei giura di essere fedele alla Repubblica. Non c'è dubbio. Ecco, e questo deve essere fatto. Cioè Trieste deve essere libera dai Rom, per esempio, libera dai Rom. Insomma, diciamo che è abbastanza libera dai Rom. Rom free. Insomma, Rom free, queste sono frasi che trovano il tempo. Beh, no, è bella come frase. Trieste, Rom free. Sì, non è male. Cioè, lei è polemico. No, ma io sono d'accordo con lei, figurami. No, per me, il mio modello di sindaco è Giuliani, figuriamoci un po'. Cioè... No, io sono per le regole. Io sto dicendo che la gente deve lavorare, non deve sporcare, non deve lordare. Sono contro quelli che scrivono
che scrive, i writer, che la sinistra li chiama artisti di strada. E invece sono dei cialtroni. No, quelli che scrivono, che sì, hanno deturpato. Ma chi è che difende i writer? Ma cosa dice? Lei vada alla stazione. Ma cosa dice? Alla stazione Termini, sì, di Roma, vada alla stazione di Firenze. Cioè Roma come la considera lei? Un cesso di città gestita male? Come la considera Roma? Beh, insomma, non è che proprio è il massimo, insomma, in questo momento. Però io mi occupo di Trieste, perché non devo... Però ha fatto un paragone con Napoli che la gente si è arrabbiata. Beh, No, caro amico mio. Ieri sul Sole 24 ore Trieste era decima, Napoli su 110 era terz'ultima. Allora non è che faccio io le classifiche. Bravo. Le fa il Sole 24 ore. Benissimo. Per cui dopo il sindaco Magistris si legge le classifiche e si rende conto di quello che ha fatto e di quello che non ha fatto. Per cui rifiuti, che dice non siamo a Napoli, rivendica la frase, siamo a Trieste, dunque lei non vuole Trieste ridotta come Napoli. Ma no, non è che io ho detto che non faccio paragoni con altre città. Beh, come che no, ognuno, ha detto non siamo a Napoli. Che ognuno si curi le proprie città. Però lei ha fatto il paragone con Napoli, l'ha fatto lei. Ho detto, quando sono andato in Viale, che c'era una montagna di spazzatura, ho detto, non siamo a Napoli. Ma lei viverebbe a Napoli, sindaco? Capri è il più bel posto del mondo, i napoletani mi piacciono, però vivo a Trieste e se dovessi scegliere la mia seconda patria andrei in Austria. In Austria, meglio l'Austria di Napoli, diciamo, meglio l'Austria. No, di Napoli. Ho detto l'Austria paese ordinato. No, dire, appunto, dico, invece di vivere, se lei dovesse scegliere la reggia di Capodimonte, non ho detto che non andrei a Napoli, ho detto che se dovessi scegliere di andare via a Trieste, andrei in Austria. In Austria, dopo Trieste c'è l'Austria, diciamo, paese più ordinato di tutto il resto d'Italia, evidentemente lei lo considera, questo si può dire. Beh, lei è stato in Austria. Ma per me, io andrei domani mattina in Austria, amico mio, sindaco, io sono come lei, io a Napoli non ci vivrei nemmeno ammazzato, perché... Città bellissima. Non esagerate, sono delle zone molto belle. Io a Napoli non ci vivrei, ma è bellissima, ma non ci vivrei, è diverso viverci. Il Vomero. Ma viverci è diverso. Meravigliosa. Vabbè. Comunque fate quello che volete. Zanzara, insomma, abbiamo finito. Ciao sindaco, arrivederci, grazie. Come siete? Numero uno, ciao.